Pure gente che in tutto il mondo che è disoccupata da anni, credo che sia un po' raggiunto sulla via che ognuno di noi fa, quindi questo è sicuramente l'inizio di un percorso che poi lasceremo alle nostre società, insomma, di poter gestire al meglio questa attività, ma credo che sia l'inizio di un percorso che potrebbe essere anche una best practice da poter ripiegare anche altrove. Quanto è inciso il fatto che trovo così brutta su questa... Ma zero, zero, perché non è una situazione di questo genere, perché consideri che noi parliamo con il sindaco non so da quanto tempo di questa attività, ci sono sempre stati cavilli tecnici burocratici che fermavano l'attività, l'abbiamo risolti e credo che oggettivamente, poi come vede non è una cosa schierata di un partito o di un altro, qui c'è un sindaco che è di un altro colore ma comunque sia bravissima persona, c'è un sottosegretario che è della Lega che cerca in qualche modo di dare risposte per il lavoro, ma sinceramente applicando sul fatto che... Un partito che da poco c'è i consigli comunali a Napoli, quindi secondo me la domanda ci stava, no? Beh, i consigli comunali a Napoli ce ne sono anche qui oggi presenti, quindi quello per me è un vanto oggettivamente, credo che ne abbiamo parecchi anche in regione, quindi la Lega è ben radicata su questo, però non è un fatto elettorale questo è un fatto prettamente occupazionale e credo che sono convinto che possa essere anche replicato altrove. Costruire quindi anche un curriculum lavorativo, di farli rientrare in un percorso di lavoro persone che spesso sono lontane dal mondo del lavoro da molti anni. Quindi se viene gestito in maniera opportuna tutti risultano vincitori da questo progetto. In questi mesi è stato individuato un percorso formale che consente di capirci, che è stato suggellato dall'accordo di oggi, adesso ci saranno dei bandi, le quantificazioni verranno fatte nelle prossime settimane, comunque prima, io credo che prima dell'estate i primi bandi possono uscire. Io ho firmato questo accordo per i soli profili di ordine e sicurezza pubblica, perché è un atto che promuoverà una serie di attività ulteriori sotto il profilo attuativo di politiche attive del lavoro per abbracciare, ed è un atto sperimentale in cui il Ministero del Lavoro ha trovato le risorse, ma che riguarderà ovviamente una platea vasta e che sarà indirizzata a chi è formato, a chi è disoccupato da lungo tempo, cioè a tutti coloro che, come dire, da tempo aspirano ad una soluzione del problema.